7 anni. Faccio piscina e violino. Ma come si chiamano i re magi e che magie fanno? Ciao ragazzi, ciao Elena, eccoci qua, ben ritrovati. Guardate cosa ho in mano, il bambinello. Perché? Perché è quasi finito l'anno, è ancora tempo di Natale e io me l'ero dimenticato. Allora lo poggiamo insieme qui, così starà con noi in studio. Allora Elena, tu parli giustamente dei re magi e ci chiedi come si chiamavano e che magie facevano. Ma vi piacciono i maghi e le magie? Però i re magi non facevano magie, non erano maghi. Magio significa sapiente, perché? Perché loro bambini potevano orientarsi nelle varie strade del mondo guardando le costellazioni, il cielo. Eh sì, sapevano bene dove era posizionata ogni stella del cielo. E quella notte, mentre sono in viaggio per andare a trovare Gesù a Betlemme, succede nel cielo qualcosa di straordinario, una luce bellissima, misteriosa, e loro decidono di seguirla. Dove li porterà? Proprio a Betlemme, proprio dove nasce Gesù. E tu, Elena, chiedi giustamente, ma come si chiamavano questi re magi? Si chiamavano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, che nomi strani, è vero? Eh sì, perché loro venivano dall'Oriente, erano persone che avevano camminato tanto per arrivare a Betlemme. Portavano dei doni, l'oro, l'incenso e la mirra, doni bellissimi, preziosi, proprio adatti a un re. A chi? A Gesù, che è il re che nasce. E infatti Gesù, quando vede i re magi, si manifesta a loro come il bambino divino. Ecco perché questo giorno in cui Gesù si fa vedere i re magi, noi lo chiamiamo il giorno dell'Epifania. Che nome strano. L'Epifania infatti viene dal greco e significa manifestazione, cioè Gesù si manifesta ai re magi come il figlio di Dio. Va bene? E poi chi rappresentano questi re magi? Rappresentano un po' tutti gli uomini, pellegrini, stranieri, in terra straniera, che vanno ad adorare Gesù. L'uomo che si accorge che Dio misteriosamente è sceso dal paradiso, è venuto tra noi uomini, ha preso un corpo, la forma umana, e lo vengono ad adorare. Che bello questo, i re magi che rappresentano tutti noi che andiamo ad adorare Gesù. Va bene? E tra un po' arriveranno, e li festeggeremo tutti quanti insieme. Andiamo avanti con la domanda di Linda. Sentiamo un po' cosa ci chiede. Io sono Linda, ho 8 anni e a me mi piacciono tanto i gatti. E il mio piatto preferito sono i noodles. E io sempre a Capodanno invito tutte le mie cugine e le mie zie e mettiamo intorno al giardino tutti i fuochi e li facciamo esplodere. Dopo andiamo a mangiare le lenticchie col cotechino. Ma mio caro Gesù, ma noi a Capodanno preghiamo, ma preghiamo per la pace, ma perché c'è sempre la guerra? Ciao Linda, tu mangi noodles e poi dici che a Capodanno ti diverti a sparare i botti e a mangiare il cotechino con le lenticchie. Anch'io festeggio con i miei amici, con la famiglia, mangio cotechino con le lenticchie, però non sparo i botti, questa è una cosa che proprio non mi piace fare. Sapete perché spaventano anche tanto gli animali, quindi io personalmente evito. Poi state attenti, sono pericolosi. Allora, Linda chiede giustamente che il primo giorno dell'anno si prega per la pace, ma sta pace quando arriva? Bimbi, avete ragione. Allora, è vero, Paolo VI ha deciso che il primo dell'anno sia proprio la giornata dedicata alla pace. Ma questa pace? Allora, come diciamo sempre, la pace nasce nel nostro cuore. Se noi abbiamo un cuore in pace, che ama Dio, che ama, che vuole bene al prossimo, che quando ci si avvicinano le persone noi gli diamo un abbraccio, abbiamo sempre una parola di benedizione per loro, allora la pace si diffonde. Ma se noi nel cuore abbiamo la rabbia, il rancore, oppure siamo sempre agitati, questa pace non si crea. Allora pensate che tante persone purtroppo nel cuore non hanno la pace. Pensate che c'è stato un Papa, Papa Benedetto XVI, che ha detto che la verità aiuta l'uomo in un cammino di pace. Ma
La verità chi è, cari bambini? L'ha detto Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Quindi se noi nel cuore abbiamo Gesù, abbiamo la pace, la verità. Ecco perché poi possiamo diffondere la pace. Allora voi direte: ma Stefano, allora gli uomini nel mondo non hanno Gesù nel cuore? Diciamo che se pregassero un po' di più, tante guerre non accadrebbero, diciamo così, va bene? Ed è il Gesù che ci apre il cuore a fare il bene all'altro. Se nel nostro cuore c'è egoismo, potere e voglia di ricchezze, sicuramente domineremo sul nostro prossimo e sull'altro, e questo non va bene. Però, cari ragazzi, oggi vi insegno anche un'altra cosa. Non solo il primo giorno dell'anno è il giorno dedicato alla pace, ma la Chiesa, quindi tutti noi cristiani, celebriamo Maria, Madre di Dio. E Maria ci dice sempre di pregare per la pace, perché sa che la pace è un dono che viene da Dio, ok? Allora impegniamoci ad avere la pace, a fare la pace, a costruire la pace. Certo, lei ci dice di pregare il rosario. Noi, quando possiamo, nella giornata diciamo un Ave Maria, va bene? Che aiuta il nostro cuore a stare in pace, ok? Allora, cari bambini, nell'augurarvi un buon anno, io lo affiderei proprio al cuore di Maria, eh? Che Maria ci protegga, ci aiuti e che sia veramente un 2024 di pace, di gioia e di serenità. Va bene? Buon anno a tutti, bimbi, alla prossima!